Hey Coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Lincoln in questo nuovo episodio di Nazma Eleven Go Chronostones Tuono. Siamo arrivati proprio nello scorso episodio nel Medioevo. Siamo al cospetto di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, che a quanto pare sono i nostri compagni di squadra, ma tutto tranquillo ragazzi. Loro si ricordano di tutte le avventure che abbiamo vissuto finora, sanno chi siamo, insomma tutto quanto regolare, se non che siamo però i personaggi della storia di un libro, ovvero quella di Re Artù. Cosa dobbiamo fare oggi? Arion e Fey sono, comunque sia, i personaggi che devono diventare cavalieri. Quindi dobbiamo affrontare i cavalieri della Tavola Rotonda per essere approvati. Però come? A calcio. Ovvio. I cavalieri di Re Artù non si tirano indietro quando si tratta di giocare a calcio, iniziamo? Certo che iniziamo. A raccolta, nobili signori, la 25esima edizione della prova dei cavalieri prenderà tosto il via. Dovremmo giocare con i miei doppioni, Arion. Ti conviene scegliere la formazione? Cambia la tua formazione. Sapete che c'è? Vediamo un po'. Dunque, Eiri e Smiley ci sono. A posto così, va bene. Mi bastano loro due per vincere tutto. Oh, non mi dire che Sky fa Ginevra. Elaine? Cosa? La figlia? Sembra che sia lei la principessa Elaine. Arion? Sì? Dobbiamo giocare sul serio. Se facciamo finta, Re Artù se ne accorgerà subito. Capito. Darò tutto me stesso. Io voglio sapere chi è Ginevra qua. È 3 ore che la sto pronunciando e ancora non viene. Forza, ragazzi. Dobbiamo impegnarci al massimo per superare la prova. Quei giovani sembrano promettere bene. Metterli alla prova sarà un piacere. Sì, padre. Arion, Fey, mettetecela tutta. Voglio dire, lottate con onore. Mettetecela tutta, è uguale. Ma però, agguerriti che sono. I doppioni di Fey stanno immobili, loro invece tutti quanti agguerriti. 37, nulla di che. Sì, vi ricordate nello scorso episodio ero tipo al livello 38? Ora sono a 47. Tutti a 47 doppioni di Fey, ovvio. Così è facile. Però hanno una formazione niente male. Vabbè, è inutile che ve li presento, tanto sono i personaggi che uso sempre, quindi è un po' inutile presentarli. Ragazzi, va benissimo, va. Siccome succederà sempre qualcosa, ecco, dove premo premo. Gabi, Ryoma, voglio una manovra a tenaglia su entrambe le ali. Una manovra a tenaglia? Ragazzi, davvero? Partite già così duri, tosti, carichi? Ma noi siamo più forti? Goldi, adesso attacca al centro! Ci picchia, con duro, eh? E ora tutti avanti! Virtuoso! Già sulla fascia si sono portati. Riccardo è incredibile. Gli basta un'occhiata per tenere sotto controllo tutto il campo. Come si fa a diventare così bravi? Lo scopriremo presto, Arion. Non ti preoccupare. No, cavoli. Se muovo con lo spirito guerriero mi fa il culetto. Ti credevi, eh? Lui è foresta. Andiamo con parata ardente, dai. Potente, voglio dire. Non ardente. Beh, 517. Stiamo calmini. Stiamo molto calmini. Sei cattivo però, eh? Sei cattivo. Insomma, deve fare gol per forza. Vabbè. Sono cattivi. Che vi prende? Non supererete la prova se continuate a giocare così. Voi siete in gamba, ma noi ce la possiamo fare. Ragazzi, diamoci dentro. Sì. Tranquillo, Iron, tranquillo. E andiamo subito col Mixi Max di Fey, dai. Non perdiamo tempo, con Big. Anche se poi in realtà quando tiriamo c'è Boss, ma... Dettagli, dettagli. Dovrei poter correre tipo più velocemente tanto però. Come sfonda... Ah ok, no. Niente, una cosa mia. Grande!
Ehi! No, 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 Sor! 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 Buono! Niente, non ce la faremo mai. È inutile, non ce la faremo mai. Lo sapevo che passava Michael. Chi evocano mo' loro? Vabbè. Vabbè. Già mi vado su. Ecco, ho sbagliato, vedi? Volevo toccare Bailong invece per sbaglio. Però cavolo, hai capito Smiley? Perché peccato? Perché peccato? Spiegami. Spiegami, Fei. Ok, ora è la nostra occasione. Stiamo calmi, stiamo tutti calmi. Mannaggia a voi. Corri, Smiley, corri. Aeri, come cacchio ti chiami? Capellosa. Dai ragazzi, su, non facciamoci prendere in castagna da questi, su. Ora, attenzione. Armatura. Zanne, aguzze. Ah! Vai. Lo supero, Atlante, lo supero. Mojinza Hando! Vai così! E andiamo! Beccati questa! Così si fa! Non te l'aspettavi, vero? Ragazzi, è fatta. Se riusciamo a non far crepare Fei, è fatta. Perché i doppioni sono forti, ma non troppo. Eccolo qua! Zanne aguzze ancora una volta, Fei! Potenza massima! Fammi vedere! Ah, 688 stavolta, E vai, è gol, è gol, è gol! Woo! Ma che volete fare? Ma che volete fare voi? Dai, ragazzi, su! Mosto carico, mosto carico! Vabbè, difesa acrobatica, vabbè, che gli fa? Dai che sto carico ora! Ancora difesa acrobatica. Ah no, effetto tappa, Oh, e mo che fai? Che non è più niente, caro? Guarda un po'. Taglio dimensionale! Spiacente! Ping. Ok, siamo con Arion. Allora, vabbè, vinco sicuramente lo scontro, anche perché lui non fa nulla. Potrei provare a segnare con Pegaso, con l'armatura. Sapete che c'è? Gli metto l'armatura. Facciamo un ritmo travolgente che ancora non sia potenziato al massimo, va. Vai così. Fermete! Non mi ferma nessuno. JP, ci hai provato, ma no. È andata male. La porta non la proteggerai più. Furia del vento. Ragazzi, 3-1. 3-1. Guardalo. Guardalo però. Mi fa il trappolozzo. Mi fa il trabocchetto. E vai. Vai così. Luca Toni. Una volta Luca Toni, perché appena entrato faceva gol a destra e a manca, mo manco si sente più. Ok. Andiamo allora, ragazzi, dai. Finiamo il primo tempo sul 4-1, facciamo un altro gol. Potrei farlo un altro gol effettivamente con Arion, Ping.
Fei mi faceva qui, ma qui cosa qui, oh. Dai. Ecco qua. Ancora ritmo travolgente, su. Sono fortissimo, non mi ferma nessuno. Gabi. Oh. No. Lo so, non dovevo passarla. Però lascia fare. Tu lascia fare ad Andre Link, che ci pensa lui? State tranquilli. Oh, che vuoi fare, JP? Che cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare, JP? Sei finito. Beh, potrebbe ancora provare a parare, ma ce la fa? Può essere che non ce la fa. Non compartare dentro. Oh, ce l'ha fatta! JP! Mi stupisci! Io che volevo finire sul 4-1, mi fai fare queste brutte figure? No, no, no. Non si fa, JP. Sei un bambino cattivo. E adesso te la farò pagare. Eccolo qua. Che tecnica facciamo? Zanne aguzze, ovvio! Vai, vai così, vai, dai. È gol sicuro, è gol sicuro. Non può, è gol sicuro. 4-1, l'ho detto che finivamo il primo tempo sul 4-1, l'ho detto. Eccolo qua. Adesso anche recuperano due gol. Che gli fa, che gli fa? Anche fanno due gol nel secondo tempo. Pff. Non ha importanza. Anche se penso sia abbastanza per provare il nostro valore. 4 gol, primo tempo. Perché non posso essere come Riccardo? La Raimon è forte, ma noi dobbiamo superare la prova. Mostra un po' di spirito per gli Arions. Ah, sì, hai ragione. Fei, Arion, contiamo su di voi. Anche perché non c'è nessun altro. Aspetta però! Un momento! Wonderbot fa da allenatore agli Arions! Ce l'ha fatta! Almeno una partita ce l'ha fatta! Vai con formazione a guscio, ragazzi! Wow, questo incontro sto carico! Lo scorso video ero un po'... devo dire che... la verità è che mi ero appena svegliato per registrare... e quindi avevo un sonno che mi cascavo. Ora, è passata un'oretta più o meno da quando ho registrato l'altro video, quindi... ho preso un bel caffè, quindi sto proprio carico. Vai, andiamo, ora, oh, JP che finisce tutto qua. JP sta a zero proprio ora. È finito proprio. Vediamo un po' se ce la facciamo con Smiley. No. Vabbè, non sempre può vincere, non sempre. Però c'è in difesa lui. Vediamo un po' che succede. Oh, attenzione, presa frattale. Con la casa che esce, i tuoni, i fulmini. E, ok. Regolare. Voi siete cattivi. Ed io ve la faccio pagare. Goldie, non ce la fai. Ma penso che la verità verrà presto a galla con Goldie, Fermi tutti. Rievoco Robin. 48%, tanto, Però ragazzi, 48% diviso 10. Cioè, voglio dire. Vabbè. Ah, potevo fare l'armatura. Vabbè. Iniziamo con i numeri a 3 cifre? A 4. Oh, oggi niente. Oggi i numeri 0 proprio. Vai, così alla grande. Vai così. Oggi non so contare. Però che siamo 5-1 lo vedo benissimo. Con 4 gol di Fei oltretutto.
Vanno col virtuoso. Purtroppo non ho più punti per fare formazione a guscio. Vediamo un po'. Beh, Aitor è forte. Grande vortice, ce la facciamo? Grande! Ah, bello. Ok, piccoletto qui a centro per Arion e poi subito su Fei. Che penso, gli rimetto l'armatura? No, sfondiamo prima lui, sfondiamo. Ok. Ora che tiriamo mettiamo l'armatura. Vai Zanneguzzi, sesto gol con Fei, ce la facciamo a fare un altro gol? So che lo spirito guerriero è più forte, però dovevo ricaricarlo un pochetto, dai. 708, perfetto. Che bellezza. La porta sta per rompersi. Così si fa. Ehi. Beh, io direi che abbiamo vinto e stravinto. Ci verranno un po' di punti in tasca, dai. Meglio di questo. Spero però che gli altri pure un minimo si potenzino, perché se no, ragazzi, davvero. Siamo proprio nella cacca, se no. Dai, dai, che voglio far vedere altro oltre alla partita, dai. Se no, non c'è gusto. Iniziamo a essere abbastanza potenti, eh. E non ho nessun altro per attivarlo. Liu Bei, allora. E allora cosa vorresti fare con Liu Bei? Poing, poing, poing. Skywalk. Eccolo qua, tiriamo. Beh, un po' più forte, ma doveva pensarci prima. Va bene, sto ancora in Miximax. Sto ancora in Miximax. Per poco. No, dai! Ho premuto proprio sull'uno ho premuto, maledizione. Il gioco mi odia questo gioco, mi odia. Non so cosa ho fatto di male per farmi odiare. Lo tratto bene, quando levo la cartuccia per giocare ad altro la poso leggermente sul tavolo. Non lo so, vuoi il letto, ti lascio il letto. Non lo so, mi odia il gioco, mi odia. Mi odia proprio. Chi vince? Correte la caccia? Niente, vince lui. Vabbè, forse farà gol, ma... Ah, beh, Miximax lui, mica scemo. Mica scemo. Beh, figuriamoci. Non ha niente, già lui è finito. Per forza, ho usato i punti, ho usato. Vabbè, l'ho detto prima. Se recuperano un gol, due, non fa nulla. Piccoletto. Tsunami siderale, wow. Oh, oi, oi, oi. Vai. Tsunami del vento. Oh, yeah. È un po' deboluccio, ma... No. Per una volta che faccio un tiro a catena sul Go. Su Chrono Stones più che altro. Sul Go mi sembra che l'ho fatto già una volta. Dai ragazzi, difendiamo questi ultimi secondi la porta. Fammi fare almeno l'ultimo, Però ho vinto, dai. Quindi? Abbiamo perso, è uno scherzo. Ce l'abbiamo fatta, una vittoria con i fiocchi. Tu zitto che sei un doppione, zitto. Non devi parlare. Cioè alla fine tutto quanto Fei ha fatto. Wow. Venite avanti.
Ho osservato a sufficienza per esprimere un giudizio. Due tempi ci sono voluti. A sufficienza, ma va, per favore. Qual è la sua decisione, maestà? Solo perché sarei Artù, eh? Solo perché sarei Artù. Avete mostrato uno spirito non indifferente. Benvenuti alla tavola rotonda! Ce l'abbiamo fatta, Arion! Siamo cavalieri di Re Artù! Sì! La vittoria non è l'unica via per determinare chi è meritevole. Il vero cavaliere è colui che persevera, anche di fronte alla sconfitta. Re Artù ci stava davvero osservando da vicino. Ben fatto, voi due. Abbiamo seguito la storia fino alla fine, giusto? Udite! Un infausto allarme! Il drago fa d'allarme? La regina dei draghi. Elaine, rientra nel castello! Il drago Sì, però. vado! Non sono fan dei draghi cinesi. Volete rivederla? Venite a cercarla nella Grotta della Tristezza. No, hanno rapito Goldie! Avrei dovuto impedire che un tal delitto si verificasse. Chi osa rapire uno dei miei cavalieri? Si tratta di un grave affronto! Primo cavaliere, chiamate una seduta della tavola rotonda! Sì, maestà! È incacchiato Re Artù, eh? Come osate rapire una donzella? Oltretutto, quando è a cospetto di Re Artù. Manigoldi! Entriamo! Orsù! Elaine, ci vabbè, Skype, più che Elaine. Tu che guardi, eh? C'è meteora dirompente. Certo che la compro. La insegno a Victor. Bene, ora Victor ha meteora dirompente. Va bene, entriamo ora! Orsù. Avvicinatevi e prendete posto. Dichiaro aperta la presente seduta della tavola rotonda. La regina dei draghi è nota per la sua infinita saggezza. Ignoro il motivo per cui dovrebbe mostrarsi aggressiva nei nostri confronti. Cosa può essere successo per spingerla ad agire così? Non è chiaro, cavaliere. Potrebbe essere presagio di una grande sventura che si abbatterà tosto su questa terra. Una grande sventura? La cosa non mi piace. Neanche a me, Arion, neanche a me. Per svelare la verità dietro una circostanza tanto insolita, dovremo accedere alla Grotta della Tristezza, la tana della regina dei draghi. La nostra sorella, Dama Goldie, ci è stata sottratta e perciò dobbiamo andare in suo soccorso. Se costretto, userò Excalibur contro la regina dei draghi, benché sul pensiero mi apporti grande pena. Excalibur? Dove ho già sentito questo nome? È la mia sacra lama. Possiede potere a difendere qualsivoglia materiale. Osservate. Excalibur! Oh, Numi! È davvero. Beh, arrugginita. Questa è Excalibur? Esatto. Porta i segni di numerose battaglie di difesa del paese, ma pare altresì che la sua energia magica si sia esaurita. Merlino è morto? Beh sì, in effetti Merlino muore. Riusciremo davvero a combattere un drago con una spada così? Non temete, Sararion. Questa arma è stata mia compagna fedele per anni. Ho atterrato molti vilibelve con la sua lama temprata. Innanzitutto dobbiamo visitare la Dama del Lago e pregarla di farci dono del suo potere magico. La Dama del Lago! Famosissima! Padre, mi permetta di venire con lei? Goldie ha rischiato la vita per proteggermi. La prego, padre. Se vuole andare a salvarla, lasci venire anche me. Molto bene, Elaine. Puoi accompagnarci. La ringrazio, padre. La Dama del Lago vive nel lago incantato. Pensavo in un fiume. Sai com'è? Oltre il ponte, la via è troppo ripida da percorrere a piedi, dunque ci muoveremo in carrozza. Il mio cocchiere vi attende dinanzi alla porta principale del castello. Raggiungetelo senza indugio. Sì, tutti con me! Inoltre, la regina dei draghi aveva un'insolita voce maschile. È strano, non trovate anche voi? Oh. Che bellezza!
le armi. Un elmo. Oh, le lance. Oh, che bella scultura questa. Wow. Ho dato equipaggiamento nuovo, quindi possiamo andare ora dunque. Orsù, precipitiamoci tosti alla carrozza. Il cocchiere ci attende. Guarda che bello. Come si fa a non voler vivere in un posto del genere? Certo, con la connessione internet e tutto quanto il resto, sia ben chiaro. Ehi, dov'è questo famoso tizio che dovrebbe guidare la carrozza? Famoso tizio sarai tu, testa di rapa. Scontrosa come sempre, lei. Jade, sei tu il cocchiere? La cocchiera? Alcuni termini, giusto per cronaca, alcuni termini rimangono maschili. La colpa è la vostra di voi femmine, sia ben chiaro. Parità dei sessi, mo va arrangiate. È una battuta, sia ben chiaro. Beh, ti sei fatta via proprio al momento giusto, Jade? Stavo aspettando. Ah, che simpatico. Quindi voi diventate cavalieri e mi tocca scarazzarvi in giro come una tassista. Sono proprio nata con la camicia. A chi lo dici? E io che sono finito nel ruolo di insignificante servo? Perché non sono un cavaliere? Che ingiustizia. Quello che è ingiusto dovrei sentire voi due che vi lamentate come bambini. Mi fate venire mal di testa. A chi lo dici? Cavalieri, è giunto il momento di agire. Attraversiamo il ponte e dirigiamoci a est. È là che troveremo il lago incantato. Sì, maestà. Andiamo al lago incantato, allora. Ma nel prossimo video, Cuge. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven Go. Come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.